Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz e bentrovati per questa nuova diretta di Spazio Aperto. Con voi, come sempre, Antonella Intrenò e Ugo Lombardi. Salutiamo la nostra regia centrale da Treviso, Rosario Moreno. Ciao Rosario. Ciao, buonasera, buonasera a tutti quanti. Il nostro aiuto regista, Ugo da Modena. Ciao Ugo. Ciao, ciao a tutti. Ben trovato anche a te e diamo un calorosissimo benvenuto al nostro direttore Giorgio Bongiovanni. Grazie Giorgio per aver accettato il nostro invito nonostante i tuoi innumerevoli impegni. Ciao Giorgio. Buonasera a tutti, Antonella, al dottore e a tutta la redazione. Un abbraccio da Montevideo, Uruguay. Ecco, infatti i nostri ascoltatori devono sapere che tu sei in collegamento dall'Uruguay e sei lì naturalmente per svolgere il tuo lavoro. Passiamo rapidamente la linea a Rosario per i saluti al network e torniamo a brevissimo in studio per parlare con Giorgio della situazione mondiale, situazione che diventa sempre più difficile e sempre più travagliata, costellata di eventi drammatici. Passiamo la linea a Rosario e poi torniamo con te, Giorgio. Grazie Antonella, buonasera. Ciao Giorgio, buonasera, un abbraccio a tutto Montevideo, posso dirlo Giorgio? Sì, certo, Grazie. certamente. Bene, voglio ricordare ai nostri amici che ci ascoltano che hanno a disposizione, oltre alla chat sul sito radiosites.it, anche la possibilità di chiamarci al numero 0422 1626 622. E chi volesse mandarci un SMS o mandarci un messaggio con WhatsApp lo può fare mandandolo al 393 7880 195. E ricordo che siamo presenti sui due canali della Web TV di Radio Saiuz, e sul canale Ustream e sul nostro canale YouTube questa sera. Oltre che siamo collegati con le altre web radio del network, che sono Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Isso da Modena, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso e per finire Radio Valdichiana dalla Valdichiana. Con questo è tutto, Antonella, ti ripasso la linea. Grazie Rosario, spero che questa sera vogliano i nostri amici ascoltatori partecipare attivamente alla nostra trasmissione, considerata la rarità della presenza di Giorgio che, ripeto, per i suoi innumerevoli impegni naturalmente non ha sempre la possibilità di essere con noi in diretta. Bene Giorgio, anticipavamo a inizio trasmissione che la situazione mondiale sembra precipitare sempre più ogni giorno. L'umanità ormai fa passi da gigante verso l'autodistruzione. Gli ultimi attentati terroristici hanno dato un ulteriore durissimo colpo. La fuoriuscita dell'Inghilterra dalla comunità europea sono tutti segnali di una disgregazione oramai inarrestabile. Ecco, il tuo punto di vista, la tua opinione rispetto alla fuoriuscita dell'Inghilterra, quali potrebbero essere le condizioni, tanto economiche quanto, sugli equilibri politici della comunità stessa? L'ultima parte non l'ho sentita bene, cara, l'ultima proprio 5 secondi. Ti chiedevo quali possono essere, dal tuo punto di vista, le ripercussioni, le conseguenze della fuoriuscita dall'Inghilterra dalla comunità europea, conseguenze sia economiche, visto il crollo della borsa a cui abbiamo assistito, sia politiche, geopolitiche, meglio dire. Sì, intanto vi ringrazio di nuovo e saluto tutti. Io cercherò di rispondere sinteticamente a questa domanda che è un po' complessa, perché complessa e grave, come hai ben detto, è la situazione nel mondo. Io vedo la fuoriuscita dall'Europa da parte della Gran Bretagna, fino a prova contraria ci hanno detto che è stato un voto democratico, non ho elementi per poter dire che non lo sia stato. Quindi però abbiamo dei dati incontrovertibili, ha vinto di misura, appena poco superiore al 50%, quindi c'è stata una nazione che si è spaccata a metà, poi andiamo a leggere chi ha votato, quasi tutto il paese, e i voti che sono andati al no, no alla fuoriuscita. È stato il voto dei giovani. Tutti i giovani dell'Inghilterra volevano rimanere nell'Unione Europea. Tutti gli adulti, vecchi, anziani,
e direi con poca capacità di fare analisi della situazione del loro paese, hanno votato per la fuoriuscita. Quindi c'è stato una specie di inculcamento forte, un messaggio attraverso i mezzi di comunicazione, per quanto il premier era contro, però vista anche una mossa a doppio taglio, questa, io, il premier Cameron, e è stato un autogol. La Gran Bretagna ha messo la palla nella propria rete regalando un gol a tutti gli avversari e autodistruggendosi, perché adesso la crisi economica con la sterlina al ribasso avrà una ripresa per quanto riguarda le grandi aziende, che potranno vendere grazie alla sterlina che costa meno, ma la popolazione, gli stipendi, le pensioni e tutto quello, il circuito popolare, che è quello che soffre sempre di più, nei mesi si accorgerà che è stato un errore. In realtà non è stato un errore dal punto di vista inglese e americano, perché con questa mossa, per me diabolica, l'America si è garantita, semmai non ne avesse già le garanzie prima, già le aveva, ma comunque una garanzia definitiva, che la Gran Bretagna ha totale dipendenza e fede cieca nella politica e nelle strategie degli Stati Uniti d'America, quindi si è messa a disposizione. Come è noto, io sono anche una persona mistica, religiosa, e interpreterò i fatti del mondo secondo la mia fede e la lettura dei testi sacri. Nell'Apocalisse si parla del dragone e della bestia, che parlano la stessa lingua. È un gioco da ragazzi capire a che cosa si riferisce. L'Apocalisse, quando parla delle due, del dragone e della bestia che viene dal mare, parla dell'Inghilterra e degli Stati Uniti d'America, mentre l'altra bestia è la parte orientale della Russia, della Cina, eccetera. Quindi vedo che questa mossa porterà alla terza guerra mondiale in un arco di tempo molto breve, mentre finché, può sembrare ridicolo, ma finché l'Inghilterra era mezza europea, mezza americana, comunque condivideva con l'Unione Europea tutta la questione delle regole economiche, adesso non ci sono più regole. Voi sapete che al centro di Londra, città che io ho visitato in questi anni tante volte per ragioni di lavoro e di divulgazione del mio messaggio, al centro di Londra c'è un'altra città grande, gigantesca, certamente meno grande di Londra, nel cuore di Londra c'è una città che viene chiamata la City. La City è il più grande quartiere, se lo vogliamo chiamare così, ma in realtà è una città nella città, una grande struttura gigantesca, metropoli di organizzazioni bancarie, istituti bancari, finanziari, eccetera, la più grande della storia del mondo. Voi avete sempre sentito parlare della Svizzera, ha ragione, che è il paese più importante al mondo, dove ci sono tutti i soldi del mondo, dei paesi offshore, che ce ne sono una ventina sul pianeta Terra, ma la City è da sola è più grande della Svizzera, intendo dire non geograficamente ma come istituti bancari, è più grande di tutti i paesi offshore messi insieme. All'interno di questa città economica, quindi una specie di borsa gigantesca, sono depositati dentro la City, credo, 3 trilioni di dollari. 3 trilioni di dollari dovrebbero essere il numero 30 con 12 o 16 zeri a fianco di soldi depositati lì. Quindi adesso
l'Unione Europea, l'Inghilterra non deve dare più conto all'Unione Europea delle regole economiche che l'Unione Europea, per quanto nefasta, erronea, che ha delle grandi contraddizioni, ma comunque cerca di rimanere in piedi con gli errori che ha fatto con la Grecia, eccetera. Adesso l'Inghilterra, la City di Londra, in particolare Londra, la City di Londra, non deve rendere conto più a nessuno, niente nessuno, semmai solo agli Stati Uniti d'America. Questo significa che tutti i soldi in nero, illegali, illeciti, virtuali, investimenti tossici, investimenti ambigui, tutto quello che può essere la economia grigia, per non dire criminale, chiamiamola grigia, la City di Londra la controllerà a livello planetario. Quindi sarà per gli Stati Uniti d'America molto, ma molto facile stanziare decine di miliardi di dollari per organizzare la guerra mondiale, perché voi sapete, dovete sapere, che per organizzare una guerra non è che ti alzi una mattina e dici facciamo una guerra, devi fare il budget. Come fai il budget per andare a fare un viaggio da Bari a Porto Sant'Elpidio o a Palermo? Tu ti fai un budget, l'hotel, la macchina, la benzina, e trai le tue conclusioni e poi stabilisci se questo viaggio lo puoi fare in base al budget che tu devi organizzare per partire. E la stessa cosa è la guerra. La guerra, se è mondiale, devi fare un budget. Ora, per fare una guerra ci vogliono bisogna fare un budget e fare dei preventivi con cifre spaventose. Stiamo parlando di migliaia di miliardi di dollari. E dove sono questi soldi? Non ci sono. Questi soldi li può garantire la City di Londra nel momento in cui mette mano a tutte quelle risorse che c'erano anche quando l'Inghilterra era nell'Unione Europea, ma dovevano muoversi con calma, con sotterfugi, con pazienza. Adesso tu puoi muovere miliardi senza rendere conto a nessuno. Vi faccio un piccolo esempio e poi chiudo. È come che tu c'hai una cassaforte in comune, mettiamo, c'è una cassaforte nella casa di uno di voi, avete deciso di vivere in comunità con parenti, amici, moglie e mariti, ognuno nella sua stanza, e avete la stessa cassa, dove sapete che 100 euro di uno, 50 di un altro, però li gestite insieme. Se uno vuole usare i soldi della cassa, deve rendere conto, magari se si tratta del più bravo, del più importante, del capo, alla fine qualche cosa riesce a ottenere. Ma se tu te ne vai con tutta la cassa, o sbatti fuori tutti, o te ne vai tu e ti porti la cassa, a chi devi rendere conto? Più a nessuno. E gli altri non ti fanno niente, perché tu sei l'Inghilterra, perché la City, perché la cassaforte era a casa tua, e perché c'hai dalla tua parte chi ti mette a tacere con le armi, Stati Uniti d'America, qualora tu protesti. Questa è la situazione a oggi. Giorgio, tornando al discorso Brexit, l'Inghilterra, non so se è possibile dire che abbia fatto un errore o abbia fatto un eccesso di democrazia. La democrazia rappresentata è stata messa da parte e ha parlato la democrazia popolare, no? Quella diretta. Quella diretta ha detto usciamo dalla Comunità Europea. I detrattori, d'altra parte, dicono anche che questa è una bella lezione per chi comanda, cioè per la Germania. Le regole vanno cambiate. Ci sono anche aspetti, diciamo, non tutti negativi, ma anche positivi, se visti in questo modo. Che ne pensi? Ma per quanto mi riguarda, io, per me l'Inghilterra è il dragone che se ne vada fuori dalle scatole, mi può fare solo un piacere. Noi non abbiamo bisogno dell'Inghilterra. L'Inghilterra è un paese straordinario sotto il punto di vista della cultura, dell'arte, della musica. La musica migliore degli ultimi anni, 30 anni, viene dall'Inghilterra. Io ho collezioni intere di band
musicali inglesi, ma a livello ma anche come terra bellissima, una terra straordinaria. Quello che voglio dire quando dico è meglio che se ne va il dragone, parlo della politica. La politica inglese è nefasta, è una politica appunto da dragone. I cittadini che sono secondo me meglio dei nostri, che votano con coscienza e cercano il bene del popolo, sono stati ingannati. Ancora votano questi pagliacci politici che non danno una sicurezza al paese, né tantomeno solidarietà al mondo. Quindi che se ne vadano fuori dalle scatole. Detto questo, e quindi per me è positivo da questo punto di vista. Purtroppo, se devo essere giusto e equilibrato, è una grande sconfitta. E dare potere agli Stati Uniti d'America, perché l'Inghilterra, finché stava metà con noi e metà di là, gli Stati Uniti non avevano, adesso il potere è totale, gli Stati Uniti possono fare quello che vogliono e faranno quello che vogliono, scateneranno una guerra contro l'Oriente, cioè Russia e Cina, e il territorio, il terreno sarà l'Europa. Quindi noi siamo le cavie, nessuno reagisce, nessuno dice niente, invece noi i primi dovremmo mandare via a pedate dal nostro territorio la NATO, proclamarci come la Svizzera paese neutrale, perché possiamo vivere tranquillamente senza bisogno di basi militari americane, e dichiararci, richiedere, sottoscrivere una carta nell'Unione Europea nuova, dove ci sono paesi, l'Italia, ma penso che lo vorrebbe anche la Grecia, lo vorrebbe al 100%, e forse qualche altro paese, che la NATO a noi non ci interessa. Quindi paesi neutrali, noi vogliamo essere come la Svizzera. Chi ha questo coraggio? Nessuno, nemmeno il Movimento 5 Stelle ha intenzione di intraprendere una politica internazionale indipendente. Ci devono volere i soliti fascisti, e non sono d'accordo, i soliti estremisti e nazisti, per chiedere fuori dall'Italia la NATO. Invece non è così, dovrebbero essere i movimenti democratici a chiederlo, e non lo chiedono. Prego. A questo, Giorgio, noi abbiamo dedicato due trasmissioni, l'abbiamo fatto con Marco Grilli, che chiedo alla regia di tirare in trasmissione. Marco Grilli, che è portavoce per il Friuli Venezia Giulia di Alternativa, il movimento fondato da Giulietto Chiesa. Più volte abbiamo ribadito l'importanza della fuoriuscita dell'Italia dalla NATO, proprio per evitare al nostro paese di essere risucchiato in questa spirale davvero mortale. Difatti si stanno verificando ancora oggi, fino a qualche giorno fa, attacchi durissimi alla democrazia dei paesi in tutto il mondo. Dopo l'attentato a Istanbul c'è stato l'attentato a Dhaka, quindi la creazione di questo nemico, questa creazione così studiata, meticolosamente iniziata con l'Ucraina, quindi si materializza, si concretizza la Russia e il fratello musulmano come i due potenziali nemici verso i quali combattere per conquistare una falsa democrazia. Allora, in questo quadro, il ruolo della nostra nazione allo stato attuale qual è, e qual è l'implicazione che inevitabilmente ci sarà qualora dovessimo rimanere nella NATO? Guarda, cara, io sono diventato molto pessimista, non dico anarchico, perché comunque non sono per l'anarchia, però non vedo niente di buono, assolutamente non vedo nessuna. Sto aspettando freneticamente le elezioni in Italia, spero il più presto possibile, per vedere il Movimento 5 Stelle nell'agenda politica, se metterà all'interno della stessa, al primo punto o al secondo punto, la lotta contro la mafia, e al primo punto o al secondo punto la politica estera. Noi vogliamo essere indipendenti dall'America. Al terzo punto, poi al quarto, al quinto, va benissimo
il diritto del lavoro, la sanità, le pensioni per i poveri anziani giuste, i diritti, una politica sindacale per i lavoratori, tutte le cose che, le battaglie che sempre da il reddito di cittadinanza, tutte le battaglie bellissime che sta facendo il Movimento 5 Stelle, ma le due più importanti o le dimentica o comunque le mette, le lascia sulle spalle di alcuni bravissimi senatori o deputati, che tra l'altro ho l'onore di, alcuni di loro sono amici miei, le lascia nelle spalle a singoli deputati, a singoli senatori che gridano contro la mafia o che gridano contro la guerra, ma non è il movimento intero o i leader del movimento, cioè Grillo e il figlio di Casaleggio, visto che Casaleggio è scomparso, o il direttorio che mette nelle mani, sono singoli deputati e senatori che fanno battaglie straordinarie, ma non c'è nell'agenda politica del Movimento 5 Stelle la politica estera, cioè il pericolo di una terza guerra mondiale in corso e la fuoriuscita della NATO e altre cose importanti, l'appoggio alla Palestina schiacciata, distrutta e annientata da Israele, il rapporto con la Russia non si sa come andrà a finire, e tutte le questioni delle banche che vengono finanziate o continuano a essere finanziate malgrado falliscono e i poveri risparmiatori devono andare sul lastrico, tutte queste cose io non le vedo come guerra, una vera e propria guerra che dovrebbe fare l'opposizione più potente degli ultimi anni, quasi il 30%, e invece ho tanti dubbi, sono condizionato dalla mia, nella mia professione di lotta contro la mafia, vedo mafia dappertutto, forse sbaglio, però io non vedo nessuno che grida contro i potenti, a parte qualche voce dispersa come la nostra, non vedo grandi movimenti all'orizzonte. Quindi cosa penso? Penso che noi entreremo in guerra, Antonella, i nostri ragazzi saranno massacrati, molte famiglie piangeranno, e che useranno le armi atomiche nel momento in cui sarà necessario. Giorgio, tu dici entreremo in guerra, io credo che la guerra ci sia già. Sì, ma eventi... una guerra ancora più forte. Sì, sicuramente sì, ma questi eventi che si stanno verificando, che vogliono sicuramente impedire, non sono uno scambio di idee, ma un movimento turistico internazionale, credo che queste ultime stragi ne abbiano diciamo amputato buona parte di queste iniziative o di queste voglie turistiche. La gente ha paura di partire, e questo è stato fatto secondo me ad arte, i movimenti terroristici ad arte hanno, e quindi voglio dire, certo, è già questa una grossa limitazione che il popolo non solo europeo ma credo internazionale abbia subito, e quindi ci sono state delle limitazioni non solo di natura commerciale e turistica ma anche di altro tipo. Non è già questa una guerra? Assolutamente, ma io, sì, sono d'accordissimo, dottore caro. Volevo, hai fatto bene a farmi questa osservazione, perché io intendevo dire una guerra globale, planetaria. Adesso la guerra è a macchia di leopardo, ci sarà una guerra che coinvolgerà tutta l'Europa, purtroppo sarà combattuta in Europa, quindi ci saranno attacchi militari nel nostro territorio italiano, spagnolo. Io spero che il cielo, io non è che sono masochista, spero che non accada mai, ma i movimenti militari che stanno facendo gli americani, che hanno messo le basi NATO a 500 km dalla Russia, mi fanno pensare a questo. E la Russia che sposta i silos, i missili strategici, li punta, abbiamo prove schiaccianti dalle notizie del Pentagono e dalle notizie militari russe. I missili russi hanno spostato, erano da anni puntati in astratto, erano lì, adesso sono puntati, il mirino sono Roma, Milano, Parigi,
E sono missili che se dovessero partire causano la morte di milioni di persone. Cioè, questo non ne parla nessuno. Perché non parlano il Corriere della Sera, Bruno Vespa, Tele7, che ci Putin come risposta alle costruzioni delle basi NATO a centinaia di chilometri dalla Russia ha spostato la puntatura dei missili, che era astratta, l'ha spostata in Europa, quindi Berlino. Di nuovo siamo ritornati al 1976-77, peggio, perché allora non c'erano, tra virgolette, terroristi. Adesso, se un terrorista, tra virgolette, mette una bomba e ammazza 1000 persone a San Pietroburgo, che ne so come può rispondere la Russia. È questo che mi preoccupa tanto. A proposito del terrorismo, pensiamo con quel deficiente pagliaccio di Renzi, ancora pensiamo alla crescita, ai nuovi posti di lavoro. Cioè, ma veramente non capisco io le persone. Queste notizie militari, la NATO che fa le basi vicino alla Russia, la Russia che sposta i missili, sono accessibili a tutti, tutti possono andare a leggere. Certo, non le parla il TG1. Se ne parlasse il TG1, la gente prenderebbe coscienza, risponderebbe. Questo è che mi preoccupa assai. Le informazioni, Giorgio, difatti arrivano sempre in maniera parziale e anche distorte, insomma. Questo poi è un dato che si scopre nel tempo. La storia dell'attentato alle Torri Gemelle la dice lunga. Arrivando ai nostri giorni, abbiamo osservato negli ultimi 2 anni un susseguirsi di attacchi terroristici impressionante, con centinaia di vittime. Quello che ti vorrei chiedere però in effetti è questo: il terrorismo musulmano, islamico, come viene definito, può secondo te avere una libertà d'azione tale da giungere in tutti questi luoghi indisturbato? Allora mi chiedo, i servizi segreti che ruolo hanno in tutto questo? Ma io non credo assolutamente che ci sono organizzazioni terroristiche criminali in nessuna parte del mondo. Io non ci credo. Ci sono delle organizzazioni terroristiche criminali, l'ISIS, Al-Qaeda, organizzazione sempre di carattere islamico, con fanatici terroristi che mettono le bombe, ma che non hanno nessuna organizzazione tale da poter mettere in pericolo le nazioni. Quindi queste organizzazioni terroristiche sono infiltrate, hai detto bene, infiltrate da grandi organizzatori sul piano militare di aggressioni o attentati, che sono i servizi segreti. L'ISIS è infiltrata dai servizi segreti. Non mi stupirei che il capo dell'ISIS fosse un personaggio legato al Mossad o alla CIA e sta giocando il ruolo del califfo. Voglio ricordare a tutti che le Brigate Rosse furono infiltrate dai servizi segreti, e il loro capo supremo, quello che sparò con le proprie mani al presidente Moro, Moretti, abbiamo sospetti ormai quasi definitivi che fosse un personaggio legato ai servizi segreti, ed era il capo delle Brigate Rosse, cioè il capo della colonna romana delle Brigate Rosse. Quindi non mi stupisce. È certo che le Brigate Rosse avevano dei militanti sinceri che stavano facendo una loro guerra militare contro l'imperialismo, ma i capi, i vertici, furono infiltrati dalle Brigate Rosse, dalla CIA, come i vertici di Cosa Nostra, o comunque grossi personaggi di Cosa Nostra, sono stati infiltrati o condizionati dai servizi segreti. E parliamo anche delle Brigate Nere, delle stragi fasciste. Quindi che cosa ci stiamo raccontando? Le organizzazioni terroristiche mondiali sono infiltrate dai servizi segreti, perché non avrebbero mai la possibilità economica di aggredire paesi potenti
dell'Unione Europea o gli stessi Stati Uniti o la Russia. Sono attentati mirati, dove il braccio armato certamente sono dei poveri ragazzi che si suicidano perché credono di servire Allah, quindi manipolati dal fanatismo, plagiati da un'idea, da un ideale assurdo, ma i veri direttori d'orchestra sono servizi legati a quei paesi potenti che hanno interesse a destabilizzare l'Unione Europea, soprattutto l'Unione Europea e i paesi collegati ad essa, quindi l'Arabia Saudita è anche un paese che deve essere aggredito, autoaggredito, perché l'Arabia Saudita finanzia i terroristi, per esempio. Ma come ve lo spiegate che ci sono attentati adesso in Arabia Saudita? Perché chi sta dietro è al di sopra di tutto e di tutti. Vuole la destabilizzazione per giustificare la terza guerra mondiale. Punto e basta. Come può esserci, Giorgio, secondo te, seguendo questo discorso, un coinvolgimento di ragazzi, gli ultimi, quelli coinvolti nell'attentato di Bangladesh, abbiamo saputo che erano ragazzi di fra virgolette buona famiglia, molto ricchi, una vita molto agiata. Cosa può aver catturato il loro coinvolgimento, visto che avevano tutto? Solo il fanatismo? Sì, certo, soprattutto il fanatismo. Soprattutto il fanatismo che garantisce a quelle persone, malgrado ricche, il fatto che c'è una vita spirituale dopo, che c'è una vita eterna, e tu garantisci per una causa giusta la ricchezza anche per dopo. In questo caso la ricchezza spirituale. L'omicidio, scusami se ti interrompo, l'omicidio fatto in quella maniera, cioè fatto in quella orrida maniera, con il macete, eccetera, giustifica la stessa aspirazione ascetica? Certo, perché nell'aspirazione ascetica si contempla l'assassinio nel nome di Dio, che tu devi devastare la vittima perché è un infedele, perché ha tradito Dio, e chi è traditore di Dio deve essere annientato. Questo è l'inculcamento. Ma io continuo ad insistere, scusatemi, per me non ci sono capi religiosi fanatici che organizzano questi delitti orrendi. Dietro ci sono rappresentanti di stati, di paesi potenti. Quindi la penso in questo modo finché non mi viene dimostrato il contrario, ma siccome io credo di avere le prove di quello che dico, se mi dimostrano il contrario cambio idea, non c'è problema. Questa non è una materia di fede, che tu se cambi idea tradisci Dio. Queste sono opinioni che io, certo, io ho i miei informatori, diciamo, spirituali, però io ho anche delle prove schiaccianti, fisiche, trattati, indizi, discorsi che vengono fatti, che sono stati programmi sanciti 10-20 anni fa dagli americani, tutto quello. Per esempio, c'è un trattato del 98, del 99, pubblico, andate su internet e lo leggete in inglese, del prossimo piano strategico della difesa degli Stati Uniti, scritto dal Pentagono. Se lo leggete, sembra una profezia mistica. Leggi tutto quello che gli Stati Uniti stanno facendo oggi nel 2016. Tutto, tutto, completamente. Quindi io ho il sospetto che tutta questa faccenda è stata programmata a tavolino, scusatemi. Ed è stata programmata anche molto, molto tempo fa, tanto da manipolare la subcultura che ormai è diventata imperante. Siamo arrivati al punto che i capi di Stato mafiosi vengono ricevuti in Vaticano. Esattamente. Ecco, è così. Ecco, difatti di pochi giorni fa, di ieri, l'articolo pubblicato sulla testata Antimafia 2000 a tua firma e di Anna Petrozzi, lo ricordiamo, che parla proprio di questo, cioè del fatto che Papa Francesco ha ricevuto presso la Santa Sede il capo di Stato autoproclamatosi indipendente del Kosovo, Hashim Thaçi. Quindi, Giorgio,
questi che segnali sono? Anche il capo di Stato dello Stato Vaticano si è piegato a queste logiche, lui che sembrava essere un riformatore, all'inizio c'era molto entusiasmo rispetto alle azioni di Papa Francesco. Ma io continuo a stimare Papa Francesco per alcune scelte coraggiose e straordinarie che sta facendo all'interno della Chiesa, però non risparmio critiche fondate su elementi ovviamente certi, che come capo di Stato fa degli errori gravissimi. Questo per me è un errore grave di fronte ai fedeli. Se poi noi fedeli siamo ipocriti, siamo accondiscendenti, allora cambia tutto. Ma io mi reputo un fedele cristiano cattolico, che io no, quando c'è da criticare il Papa va criticato, perché lui non ha, diciamo, l'immunità eterna. Certo, devo capire il perché queste scelte politiche sbagliate, sarà pressionato, sarà, questo è un altro discorso, ma non toglie che il presidente del Kosovo è un assassino, un criminale, un delinquente, un mafioso, un narcotrafficante. Potrei anche offendermi come cittadino cattolico, a noi non ci riceve, noi poveri disgraziati straccioni antimafia di Palermo, e riceve ai criminali. Però pazienza, significa che siamo veramente in una situazione molto grave, questo è poco ma è sicuro. Giorgio, a fronte di questa azione destabilizzatrice che viene promossa da stati, come dicevi prima, potenti, molto ricchi, che distribuiscono focolai di guerra ovunque, non viene messa ancora di più in evidenza la incapacità di questa Europa di prendere una iniziativa unica, univoca, nei confronti di questa azione destabilizzatrice? Cioè, è un'Europa che non ha non mostra unità nemmeno in questo senso. Chi? Scusa? La Comunità Europea. No, non è unita affatto. L'Unione Europea è in questo momento nella più grave crisi della storia, può essere che si scioglierà. Io, è quello che vuole gli Stati Uniti, vuole che si sciolgano, che ognuno pensa alla propria attività, per loro fare la guerra mondiale in Italia, in Germania. Sta puntando a questo, alla distruzione dell'Unione Europea, che sicuramente ci sarà. Divide et impera, come dicevano i latini. Esatto. Dunque abbiamo in collegamento con noi anche Marco Grilli, che non so se vuole rivolgere a Giorgio una qualche domanda. Non so, io ho 5 minuti e poi vi devo lasciare. Infatti lo immaginavo, per questo vorrei chiederti rapidissimamente un commento, per quanto sia possibile commentare l'incommentabile, rispetto alla decisione, che all'imposizione che Lovoia ha fatto ai giudici di Palermo. È a me la domanda, scusa? Sì, Giorgio. Ripeti per favore, che non ho capito. Il divieto, sì, il divieto che il procuratore Lovoi ha imposto ai PM di non rilasciare più dichiarazioni ai giornalisti, sia individualmente che in trasmissioni. Ecco, sembra che ci sia oramai una censura chiara, netta, inequivocabile, che serve a, se è possibile, mettere ancora più in difficoltà e costringere in isolamento tutti i magistrati impegnati nelle indagini a Palermo soprattutto. Ma io vedo che il procuratore di Palermo ha tirato giù la maschera. Lo aspettavamo da un momento all'altro, è passato un anno e finalmente, almeno così, sappiamo con chi abbiamo a che fare, cioè con un procuratore capo che non vuole assolutamente dare spazio alla stampa libera, che se ne frega del procuratore capo, perché noi parleremo liberamente, però che vuole imbavagliare i propri pubblici ministeri.
soprattutto quei pubblici ministeri che trattano determinati temi che si riferiscono alla mafia, alla politica, ai mandanti esterni. Un procuratore capo che ha messo lì il potere, che non aveva nessuna specialità su indagini di mafia, che è stato procuratore rappresentante nell'Unione Europea per il governo Berlusconi, procuratore capo di Palermo che nel 1992, quando Gianmanco praticamente non fece lavorare, diventò il nemico numero uno, il procuratore Gianmanco di Falcone e Borsellino, che quando uccisero Falcone e Borsellino causò la protesta di 8 pubblici ministeri che si dimisero in blocco e costrinsero ad andare via Gianmanco. Lovoi era in quella procura e non firmò quella protesta. Non firmandola si schierò a favore del procuratore Gianmanco, o ancora peggio, né carne né pesce. Ecco, se la frase si può dire a Palermo, abbiamo un procuratore che non è né carne né pesce. Adesso che mi quereli, così mi dà la possibilità in tribunale di spiegare a un giudice di Berlino, spero che ci sia un giudice a Berlino, che i procuratori del re, i procuratori capi che fanno finta di essere pubblici ministeri invece sono giudici del re, non devono scrivere circolari minacciando la stampa, cioè minacciando i propri pubblici ministeri che se parlano con la stampa saranno messi sotto azione disciplinare. Quelli sono i procuratori del re, del re Sole, oppure dell'impero romano, i tribuni. Non deve fare il tribuno, deve fare il procuratore capo di Palermo, che deve avere comunque un rapporto con la stampa, giustamente deve essere rigido nel non rivelare i segreti istruttori, ma che deve fare parlare ai propri pubblici ministeri e deve dare voce ai propri pubblici ministeri e spiegare all'opinione pubblica che cosa sta succedendo sulla lotta alla mafia, senza svelare indagini segrete, come comunque fanno benissimo i loro pubblici ministeri, non svelano mai cose segrete. A me, per esempio, non risulta. Invece tappiamogli la bocca. Così ha gettato la maschera e il messaggio che manda il procuratore di Palermo è questo: io sono un procuratore al servizio del potere. Diciamo pure, Giorgio, che tutto questo è in linea con il tentativo di normalizzazione della cultura mafiosa che si sta mettendo in atto. Abbiamo iniziato con normalizzazione. No, normalizzazione non penso, perché sempre riferendoci al procuratore di Palermo, indagini contro la mafia, quella militare locale, vengono fatte bene, lui le dirige, ci sono dei bei risultati, ma quando dobbiamo parlare di alti livelli, il procuratore di Palermo non c'è. Il procuratore di Palermo non è mai venuto in aula, nemmeno un solo secondo, nel processo più importante del secolo, quello della trattativa mafia-Stato. Non si è mai presentato. Quindi è latitante su questo campo. Bene, Giorgio, credo che il tempo che tu ci hai concesso sia giunto al termine. Penso sì, che tu ci debba salutare. Cuore, grazie, e via a te. Grazie a te, e salutiamo tutti gli amici, i fratelli di Montevideo. Grazie per essere stati con noi e buon lavoro ancora. Ciao Giorgio, buon grazie, lavoro. Grazie, a presto. Ciao, a ciao. Presto. Ci vediamo a Palermo. Va bene, un abbraccio. Un abbraccio ciao. A voi tutti, a te. Ciao. Ciao. Allora, Rosario, vedo che abbiamo in linea sia Massimo Bolella che Marco Grilli. Sì. Benissimo. Penso che loro siano riusciti a seguire questa bellissima intervista con Giorgio, che seppur duramente, ma ci dice sempre come stanno le cose, ci dà la possibilità comunque di affrontarle con cognizione e con consapevolezza. Vorrei un'opinione di Marco e di Massimo, se fosse possibile, su quanto hanno ascoltato. Chi vuole iniziare? Beh, Massimo, in realtà, Marco? Intanto saluto tutti e ringrazio come sempre per la possibilità di intervenire. Grazie a te. Io in realtà ho seguito semplicemente l'ultima parte dell'intervento di Giorgio, da quando eventualmente mi fosse stata data la possibilità di fare domande, ma non, diciamo che era un fiume in piena perché ho lasciato che scorresse.
in fin dei conti c'è più occasione effettivamente ultimamente di sentire me che non lui. Per quanto riguarda la parte, diciamo, che riguarda il procuratore capo Lovoi, ho letto anch'io l'articolo che è stato pubblicato recentemente su Antimafia 2000. Effettivamente, come giustamente fa notare Giorgio, cioè la riservatezza professionale e che chiaramente anche in onor di legge i pubblici ministeri devono osservare durante le inchieste va da sé, quindi non vedo perché imporre ai propri pubblici ministeri addirittura di non poter conferire con la stampa ad alcun livello. Questo non vuol dire che se un giudice, meglio un pubblico ministero, parla con la stampa o dia delle opinioni personali non toccando contenuti riservati sia una cosa sbagliata tout court. Quindi in questo divieto effettivamente uno vede qualcosa più di un semplice, che posso dire io, richiamo all'ordine, che tra altre cose non c'è neanche bisogno di fare, perché nessuno dei pubblici ministeri si è mai permesso di rilasciare dichiarazioni tendenziose, false o personali sballate, o addirittura di rivelare segreti d'ufficio, se non quello che fosse già noto al pubblico e che comunque rientra nel sanissimo e sacrosanto diritto di cronaca. Quindi per arrivare a fare una roba del genere non credo che tema fughe di notizie da parte dei propri pubblici ministeri, perché semmai le fughe di notizie ci sono in altro senso. Sembra effettivamente quasi voler condannare i propri uomini ad un silenzio assoluto che sembra più un bavaglio che altro. Quindi ma è una condanna, Marco, che probabilmente infligge anche al cittadino, perché il cittadino in questo modo già non ha particolari informazioni, o meglio dire non ha alcuna informazione rispetto allo svolgersi di questi importantissimi processi, a partire da quello madre, cioè il processo trattativa Stato-mafia. Non solo viene privato di questa fondamentale informazione, ma come dicevo anche con Giorgio, c'è proprio questo tentativo di normalizzazione della cultura mafiosa, cioè la mafia deve essere vista solo per il suo braccio armato, ma non per quello che effettivamente è più pesante a livello sociale, cioè una cultura imperante. Siamo arrivati al punto che c'è il figlio del capo dei capi che viene intervistato, pubblica libri, e i capi di Stato, come dicevamo con Giorgio, notoriamente mafiosi, vengono ricevuti al Vaticano. Cioè si vuole tentare in tutti i modi di far passare la mafia, e quindi la cultura mafiosa, come un qualcosa di assolutamente normale, innocuo e perfettamente integrato. Guarda, io la vedo in modo molto semplice, se mi passate il significato della cosa. Cioè la mafia è evidentemente per gli stessi mafiosi un fenomeno di costume molto legato all'Italia, tra parentesi, per cui comincio a non meravigliarmi più del fatto che si possa parlare di Stato mafia o mafia Stato, perché se non ci fosse un legame stretto tra entrambe le entità non si potrebbe essere arrivati a questo livello. Cioè non si concepisce come lo Stato, con tutti i mezzi che ha, per quanto possono essere considerati dai più insufficienti o limitati soltanto a determinate funzioni, non sia in grado di debellare questo fenomeno. Vuol dire che è talmente radicato, talmente facente parte delle abitudini, o sembra quasi una consuetudine costituzionale ormai la mafia. Le costituzioni costituzionali sono quelle che non risultano da Costituzione, non fanno parte della legge scritta, ma sono semplicemente degli usi e costumi che ormai hanno una tradizione. Quindi ho come l'impressione effettivamente che ci sia se non un'istituzionalizzazione del fenomeno mafioso, effettivamente una normalizzazione della sua esistenza, un'accettazione, proprio un fenomeno di costume, di integrazione proprio, sì. Esatto, di integrazione, di fenomeno carnascialesco che si deve portare avanti perché ormai fa parte della cultura locale, cioè come se fosse effettivamente un qualcosa che faccia parte del folklore. Eh sì, faccia parte della cultura di un popolo praticamente. Esatto, del folklore,
proprio della cultura nostra locale per quanto riguarda soprattutto l'ambiente siciliano del meridione, ma che di fatto tocca tutto il territorio nazionale e internazionale, perché di fatto io credo che a Gran Cayman, piuttosto che in Svizzera, piuttosto che in Liechtenstein, piuttosto che in altri diciamo porti franchi, paradisi fiscali diciamo entità stato più o meno finanziario bancarie, la mafia abbia i suoi capitali, ma d'altronde dobbiamo effettivamente ragionare ormai di mafie e non di mafia, perché le entità protostatali a livello mondiale sono strettamente connesse, si comportano, quando anche non siano fenomeni mafiosi conclamati, si comportano come se lo fossero. Vedi gli Stati Uniti, per esempio, per certi versi si comportano come la mafia dal punto di vista dell'azione ricattatoria, verrebbe da dire. Esatto, esatto. Oppure delle più o meno velate minacce o intimidazioni che vengono fatte agli altri stati membri e non della NATO, o arrivare a cercare una tregua con la Russia, però comunque scatenandole contro l'opinione pubblica per poter giustificare azioni che non possono essere repressive in questo momento, ma che comunque tendono a danneggiare l'immagine. Torniamo a ripetere, non è che Putin e la Russia siano voglio dire elementi aderenti per i fatti, sì. Esatto, però non mi pare che siano serafini o cherubini tutti quanti i russi in generale, e a maggior ragione Vladimir Putin, però effettivamente viene condannato dall'opinione pubblica per qualcosa che non fa, e non viene comunque apprezzato per qualcosa che fa, mentre è lecito che noi come Unione Europea emaniamo e portiamo avanti sanzioni economiche contro la Russia, che tra le altre cose ci costano anche, quindi in piena logica autolesionista. Perché? Perché lo vogliamo noi? No, perché lo vuole qualcun altro. Quindi anche questo è un comportamento mafioso. È mafioso lo Stato che non si occupa del benessere della propria popolazione, soprattutto in considerazione a quello che è per esempio tutto quello che riguarda la previdenza sociale e la sanità pubbliche, ecco, che una volta erano punti forti del nostro Stato. Quindi anche in questo lo Stato si rivela essere mafioso come atteggiamento, perché dà semplicemente spazio a quelle che sono le caste e gli interessi di pochi. Quindi stiamo parlando di oligarchia mafiosa. Marco, se tu sei disponibile, cosa che noi ci auguriamo, vorremmo darti appuntamento alle 22, perché questa sera abbiamo pensato, deciso di commentare in maniera un po' più approfondita e di dare un po' più di spazio agli articoli pubblicati su antimafia2000.com. Sono articoli molto importanti. Se tu fossi libero, saremmo contenti di averti con noi per questa puntata un po' particolare, dedicata più alla lettura e alla riflessione su questi, ripeto, su queste notizie pubblicate su antimafia2000.com. Non è il mio campo di lezione, come ben sapete, ma mi tengo informato ugualmente e sarò lieto di spendere qualche parola a vostro piacimento e disposizione. Perfetto. Adesso passiamo la linea a Massimo Bonella, perché siamo in grave ritardo. Massimo, a te per le ultime informazioni, per le ultime news. Sì, benissimo, alle 19.38 riprendo qui da Radio Favaro Veneto, testata giornalistica, lo ricordo, appena oggi TV online. Dunque, alcune informazioni molto brevemente. C'è una bufera su Alfano, dunque bufera sul ministro dell'interno dopo le notizie relative all'inchiesta sulle tangenti a Roma che coinvolgono la sua famiglia. Il Movimento 5 Stelle con il capogruppo Castelli e Lucidi attacca, le intercettazioni lo inchiodano, Alfano dovrebbe rassegnare oggi stesso le dimissioni. Anche Salvini, leader della Lega, chiede un passo indietro, ma per la sua totale incapacità di difendere i confini
e la nostra sicurezza. Giriamo pagina. Attacco della Gran Bretagna in Iraq. Il Regno Unito, ricorderete tutti quanti, invase l'Iraq nel 2003 in maniera precipitosa senza cercare una soluzione alternativa. Così nel rapporto presentato da Sir Kilcott sulle ragioni dell'intervento militare. L'opzione militare in quel momento non era l'ultima risorsa ed è di massima gravità la decisione di invadere senza esplorare le opzioni pacifiche per il disarmo. Blair, allora premier, presentò come certi dati di intelligence sulle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, una certezza non giustificata, afferma il rapporto Kilcott. Uno sguardo molto rapido alla nostra testata online di Venezia alle 19.39. Vi segnalo dunque a taglio primo: l'acqua sarà il movente per le guerre in futuro, a cura della testata giornalistica Antimafia 2000, allarme all'ONU, 51 i paesi a rischio di conflitti, di Nicola Tranfaglia. E dunque vi invito a leggere questo articolo, a seguire il telegiornale di Pandora TV di Roma, Unione Europea e NATO, ora Praga fa il referendum. Poi a seguire Pianeta Oggi Reporter, dunque il nostro settimanale dedicato alla storia di una emittente che ha portato un stupendo segnale in Italia con una programmazione atta ad un pubblico diciamo intelligente, perché è veramente il caso di dire. Mi riferisco al TV Coppia Capodistria, il settimanale Pianeta Oggi Reporter dedicato ai 45 anni di questa televisione, interviste ad Antonio Rocco, vice direttore di RTV Slovenia, a seguire poi il documentarista Stefano De Franceschi e quindi il caporedattore programma culturale di TV Coppia Capodistria Monica Bertoc. Poi ci sono poi c'è il punto di Giulietto Chiesa e infine sono ancora presenti nella home page, perché sono molto richiesti, meritano di essere visti il più possibile, i quattro speciali dedicati al quarantennale del terremoto in Friuli. Dunque alle 19.41 non c'è altro, vediamo se c'è qualche notizia dell'ultimo momento degna di essere portata sotto i riflettori. No, al momento no. Allora alle 19.41 è tutto da Radio Favaro Veneto, ci sentiamo alle ore 22 per eventuali aggiornamenti delle notizie. A voi studio a Bari, un saluto anche alla regia centrale di Treviso. Grazie a Massimo Bonella, responsabile di PianetaOggiTV.net da Venezia. E diamo appuntamento a tutti i nostri ascoltatori a più tardi alle 22 per il consueto appuntamento con Osservatorio Antimafia. Lo ripeto, questa sera dedicheremo spazio alla lettura e al commento dei tanti articoli, uno citato appunto da Massimo Bonella, apparsi nell'ultima settimana sulla testata giornalistica online. Diamo appuntamento quindi ai nostri ascoltatori alle 22. Grazie per averci seguiti, grazie a Rosario Moreno per la regia centrale da Treviso, grazie a Ugo per l'assistenza da Modena, grazie a Massimo Bonella, grazie a Marco Grilli e grazie a tutti gli ascoltatori. A più tardi, grazie. A dopo. Grazie a tutti.